Se uno dei bimbi di oggi volesse fare il tuo lavoro, cosa gli diresti? Sbrigativamente potrei rispondere sì, certamente, e chiudere il discorso, ma non trasmetterei nulla delle mie esperienze e delle mie emozioni. Quindi parto da un tempo lontano. 7 aprile 1980, lunedì di Pasqua, ore 23:50. Io, Daniela e Pierluisa siamo alla stazione di Porta Nuova e aspettiamo una classe che arriva da Salandra in provincia di Matera. Il treno ha più di un'ora di ritardo e questa sarà la prima di tante lunghe attese che collezioneremo nel corso degli anni. Pensare che allora non esistevano i telefonini e occorreva cercare una cabina telefonica, mentre due giorni fa, con una classe in giro per la città, mi è capitato che la maggior parte dei ragazzi ha preso appunti usando il proprio cellulare. Ecco, è iniziata l'avventura agli scambi scolastici, che per me è durata 6 anni. Quanti lunedì pomeriggio a Superga e martedì mattina al Museo Egizio, che non era come adesso, ma aveva un aspetto polveroso e vecchiotto, dove un ragazzino francese un giorno montò a cavalcioni del Bue Api. La città non aveva ancora scoperto la pedonalizzazione del centro storico e quindi si poteva parcheggiare anche davanti a Palazzo Madama e addirittura in Piazzetta Reale. D'inverno si andava a coordinare le strutture sparse per le montagne torinesi che ospitavano le classi d'inverno ragazzi, e durante una di quelle settimane a Claviere ho trovato marito. D'estate invece accompagnavamo gruppi di ragazzi in località italiane ed estere o quelli che soggiornavano a Torino in giro per la città e la regione. Mitici i ragazzi della DDR con commissario politico al seguito. A furia di raccontare la città ai gruppi che venivano dall'Italia e dall'estero, mi sono domandata se non era il caso di rivolgermi alle classi di Torino. Ho così proposto la creazione di un laboratorio Scopri Torino, che in seguito si è trasformato in laboratorio di scienze umane. Per una decina di anni sono stati elaborati percorsi tematici sulla storia della città e dello sviluppo industriale, l'uso del tempo libero dei ragazzi, l'immigrazione passata e presente. Diventando ITER, Centro di Educazione all'Identità e alle Culture, alcuni dei percorsi precedenti sono stati accantonati e si sono privilegiati ambiti quali la costruzione dell'identità personale dei ragazzi, l'alterità, l'incontro fra le culture. Sempre tenendo presente la realtà cittadina, con passeggiate nei luoghi di Torino dove è più visibile la presenza di culture altre. Il centro è poi diventato centro di cultura per l'educazione alla cittadinanza e quindi, anche mantenendo alcune tematiche, sono stati progettati percorsi riguardanti responsabilità, diritti e doveri, cittadinanza, identità di genere e pari opportunità, sostenibilità, partecipazione e cittadinanza europea. Questi argomenti sono stati presentati ai ragazzi non solo con discussioni e riflessioni teoriche, ma anche con attività proposte come occasioni per esercitarsi nella pratica della cittadinanza e della partecipazione attiva. E quindi abbiamo realizzato sedute elettorali per la candidatura a cariche pubbliche con le relative fasi di svolgimento fino all'espressione del proprio voto, visite ai luoghi dove la democrazia è esercitata quotidianamente come la Sala Rossa di Palazzo Civico e campagne di sensibilizzazione per la conoscenza della Costituzione, almeno i 12 principi fondamentali. Ma anche il mercatino solidale con i manufatti prodotti da alcune scuole e venduti in occasione della manifestazione Under 15. Il cui ricavato, su indicazione di una commissione di ragazzi designati dalle stesse scuole partecipanti, era ogni anno devoluto ad un'associazione diversa che si occupa di disabilità, disagio, sostenibilità o progetti a favore dei paesi del sud del mondo.
Anche il Centro per l'Educazione alla Cittadinanza è stato allestito come luogo che richiama i principi della Costituzione. Ogni spazio didattico strutturato presenta all'ingresso un leggio con il principio che ha a che fare con gli argomenti che si sviluppano in quell'ambiente. E così, diritti inviolabili, rifiuto alla guerra, uguaglianza, pari dignità, lavoro, sostenibilità, patrimonio, sono i valori che vengono evidenziati e che danno al centro la sua connotazione unitaria. Da questo racconto è chiaro che il mio percorso professionale è stato lungo e articolato, con punti fermi che mi hanno seguito per tutta la strada. Nel corso di questi anni ho potuto confrontarmi con alcune colleghe e ho avuto la fortuna, il più delle volte, di poter scegliere quali contenuti proporre e quale metodologia adottare. È un lavoro che mi ha coinvolto e divertito molto, nonostante momenti di irritazione, incertezza, sfiducia, per cui non posso far altro che consigliare a chiunque questa prospettiva professionale, anche se non so cosa possa riservare a questi servizi il futuro. Ricordo una pubblicazione del 2007 curata da ITER, Lusso? No grazie, democrazia, nella quale si enunciava l'impegno formativo attraverso i centri di cultura. Spero che l'intento continui ad essere valido e perseguibile, sia con le risorse umane rimanenti, sia con quelle finanziarie che si devono impegnare. Proprio in questi giorni, aspettando una classe nell'atrio di Porta Nuova, non sarà che il cerchio si chiude? Ho visto un cartellone che riportava questa frase di Primo Levi. Non avrei saputo esprimere meglio la risposta alla domanda iniziale.